Questo programma è offerto da l'ennesimo passo falso, l'ennesima volta in cui il Napoli spreca un match point. La squadra azzurra pareggia contro il Genova ed ora c'è area di rivoluzione. Quest'area di rivoluzione lo possiamo leggere dalla grafica alla mia sinistra. È una ripartenza perché il Napoli, ne parleremo stasera ampiamente, riparte da Calzona. Si tratta di una vera e propria rivoluzione in casa Napoli. Infatti è atteso in questa serata l'esonero di mister Walter Mazzarri. Una vera e propria novità in casa azzurra dopo il pareggio contro il Genova che ha lasciato l'amaro in bocca. Una squadra che non gioca, una squadra che non riesce mai ad avere il pallino del campo a proprio favore e che quindi di conseguenza vede una squadra in questo momento troppo in difficoltà da questo momento. Quindi si parla del futuro, si parla dell'ennesimo cambio in panchina per il Napoli con De Laurentiis che al termine della giornata di oggi, piena di incontri, piena di colpi di scena, dovrebbe abbracciare in questo caso Calzona, che è stato il secondo di Spalletti, è stato il secondo di Sarri. Stasera ne parleremo in lungo e largo, ma andiamo a leggere le ultime novità partendo proprio da Walter Mazzarri, perché attraverso il touch possiamo leggere di come Walter Mazzarri potrebbe aver lasciato per l'ultima volta Castelvolturno, l'allenatore del Napoli, tecnico di San Vincenzo, è andato via poco fa in auto, come riferito da Sky Sport. Walter Mazzarri ha lasciato il centro sportivo di Castelvolturno, l'allenatore si è fermato per salutare e scattare qualche selfie con i tifosi presenti, ma non ha rilasciato ai giornalisti presenti nessuna dichiarazione, rispondendo solo con un ciao alla domanda relativa al colloquio con De Laurentiis. Una situazione quindi in casa Napoli che si fa sempre più complicata, un Napoli che in questo caso fa fronte anche ai numeri, perché se andiamo a leggerli nello specifico i numeri, c'è una statistica, il record negativo di Mazzarri, l'abbiamo messo in grafica e lo andiamo a leggere insieme. Il Napoli infatti ha il peggior attacco del campionato con l'arrivo di Mazzarri, i numeri infatti parlano chiaro, sono solo 9 i gol segnati a fronte degli 11 del Cagliari, i 12 del Monza e della Salernitana. A seguire poi c'è Sassuolo, Genova e Torino. Io vado subito in collegamento con il giornalista Paolo Bargigia che abbiamo raggiunto telefonicamente. Buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Allora si parla di questo Napoli che scuote gli animi dei tifosi, ma soprattutto c'è questo cambio in panchina che ha animato un po' la giornata soprattutto dei giornalisti e degli addetti ai lavori. Sì, diciamo che la cosa è cominciata a circolare ieri e poi oggi con gli incontri di De Laurentiis col nuovo allenatore Calzona e col suo staff, soprattutto con Chiavelli, si è capito che si andava in quella direzione e io penso che oramai la strada sia l'annuncio in serata, in modo tale poi da consentire a Calzona di fare l'ultimo allenamento prima del match di mercoledì con il Barcellona. Chiaramente oggi l'allenamento l'ha fatto Mazzarri, la situazione è abbastanza paradossale, no? Perché chiaramente io dico che questo è l'ultimo atto di scelte disastrose di De Laurentiis in questa stagione, dove per orgoglio personale ha voluto dimostrare a tutti che lui poteva fare bene rinunciando al miglior allenatore che c'è in Italia in questo momento, rinunciando forse a sostituire il miglior direttore sportivo che c'è in Italia come Giuntoli, e poi è stata una serie di errori a partire dalla scelta di Garcia, dall'esonero. Devo dire che forse la scelta peggiore, numeri alla mano, è quella di Mazzarri, onestamente, perché se noi guardiamo anche i punti fatti dai due allenatori Garcia e Mazzarri, in 12 gare Garcia ne aveva fatti 21, Mazzarri ne ha fatti 15,
vero è che con Garcia c'era una situazione esplosiva e spogliatoia, però Sarri si è dimostrato inadeguato, basta un po' di lungimiranza calcistica. Se un allenatore 10 anni fa a Napoli era considerato superato nei metodi, io credo che col calcio che cambia così velocemente, a riproporlo quest'anno sia stato l'ennesimo errore di De Laurentiis. Calzona sarà solo un traghettatore o può giocarsi le chance per restare in panchina? Ma da quello che si capisce il contratto è soltanto fino a fine stagione. È chiaro che se poi ricordiamo che lui ha anche l'impegno con la Slovacchia al campionato europeo. È chiaro che se poi dovesse essere così strabiliante il suo ruolino di marcia e così bello da vedere, è chiaro che ha poco tempo, no? Ovviamente è una scelta disperata, magari qualche percentuale, un 5-10% che potesse restare ancora potremmo darglielo, però è chiaro che adesso lo dobbiamo considerare esclusivamente un allenatore a tempo in questo momento. Io credo che De Laurentiis lo vedrà strada facendo, ma soprattutto credo che, avendo sbagliato così tanto quest'anno, prima di fare delle scelte azzardate, vale a dire rinnovare a Calzona oppure buttarsi su un allenatore che non lo convince sbagliando i tempi, perché l'anno scorso ha sbagliato i tempi, ha perso tempo dietro a Nagelsmann, dietro a Luis Enrique, con la presunzione che questi potessero accettare il Napoli, ecco, e secondo me e lì è stato l'errore. Quindi Calzona per il momento lo consideriamo un traghettatore. In ultima battuta, dall'esterno, che sensazione si ha di questo Napoli? Perché è una squadra che lo scorso anno ha vinto lo scudetto, si era riuscita anche ad issare in Europa, quest'anno ha avuto un'involuzione totale, anche dall'esterno, diciamo, della regione Campania, la parte alta dello stivale. Cosa se ne pensa di questo Napoli in questo momento? Ma che potenzialmente era da considerare ancora sulla carta forse la seconda squadra come rosa migliore del campionato, cioè del resto è stata la formazione dello scudetto senza Kim, che però purtroppo è stata lasciata senza una guida tecnica appropriata, ma senza anche figure di riferimento nei momenti difficili. Cioè, ci fosse stato un direttore sportivo, per capirci, con esperienza e credibilità legata ovviamente agli anni a Napoli, come gli 8 anni di Giuntoli, io credo che i giocatori sarebbero stati guidati e sostenuti in modo migliore. Chiaramente i giocatori sono dei ragazzi, hanno bisogno dei riferimenti, cioè il Napoli è forte sulla carta, ma purtroppo è una squadra smarrita dal punto di vista psicologico e anche dal punto di vista tattico e dell'autostima, con i troppi cambi di allenatori, i troppi cambi di modulo e senza riferimenti con cui confrontarsi. È chiaro che in alcuni giocatori oramai, vedendo quello che sta succedendo, mi riferisco in particolare ad Osimhen, la testa è da un'altra parte, e quindi mettendo insieme tutte queste condizioni si capisce come sul campo poi parliamo anche di Kvaratskhelia, cioè i risultati siano deludenti. Ma io credo che ci sia un unico responsabile, perché poi è quello che decide, vale a dire De Laurentiis, nell'aver diciamo destrutturato, scardinato un equilibrio e una filosofia di lavoro che c'era lo scorso anno. Anche il mercato di gennaio secondo me è stato un mercato senza senso, perché tu prendi dei giocatori, hai tanti doppioni, mi riferisco a Ngonge con Politano che allora stava rinnovando, oppure tanti centrocampisti, ma non sai chi sarà l'allenatore della prossima stagione, e sei andato ad impegnarti per parecchie cifre tra cartellini e riscatti. E quindi io credo che la situazione anche da fuori sia quella che vi ho appena raccontato, almeno dal mio punto di vista, sia abbastanza chiara, non sia difficile farsi un'idea di quello che sta succedendo ed è successo al Napoli. Veramente grazie per l'intervento. Grazie a voi, buona serata.
Allora noi salutiamo il nostro ospite, abbiamo fatto un punto della situazione in casa Napoli e quindi emerge di come in questo momento gli azzurri abbiano una situazione in casa che è tutt'altro semplice da decifrare. Andiamo a leggere però insieme le ultime notizie, perché parlando dell'esonero di Mazzarri c'è una vera e propria corsa contro il tempo. Aurelio De Laurentiis e Calzona stanno tenendo un incontro, c'è anche Sinatti che tornerebbe a Napoli, corsa contro il tempo per l'immediato ribaltone. Alle 18.05, quindi proprio i secondi fa, è stato annunciato, è stato riportato da tutto Napoli come Francesco Calzona stasera dovrebbe diventare ufficialmente nuovo tecnico del Napoli dopo l'incontro con Aurelio De Laurentiis. A riferirlo è l'edizione online della Gazzetta dello Sport in queste ore. Aurelio De Laurentiis ha incontrato Francesco Calzona in un albergo del lungomare di Napoli per il summit decisivo che condurrà alla firma dell'accordo fino alla conclusione della stagione. Questo è il sunto di quanto sta accadendo negli ultimi minuti con il Napoli che quindi lavora. Noi andiamo a fare però un identikit di Calzona. L'allenatore dovrebbe arrivare, anzi possiamo dire arriverà a Napoli per rissarsi negli ultimi mesi di questa stagione sportiva. Con Lorenzo Liguori abbiamo fatto il punto della situazione partendo proprio dall'ormai, possiamo dirlo certo, quando abbiamo riportato tale servizio parlavamo anche un po' del dubbio che poteva esserci. Ora però è quasi arrivata l'ufficialità, quindi Calzona sarà il nuovo allenatore del Napoli. Andiamo a vedere l'identikit, anche un po' il curriculum dell'allenatore che siederà da domani sulla panchina del Napoli. Ore frenetiche in casa Napoli, tutto può cambiare in vista della gara con il Barcellona. Abbiamo contattato Francesco Repice per fare il punto della situazione in casa Napoli, ma soprattutto per discutere di quelle che sono state le difficoltà con Walter Mazzarri in panchina fino all'ultima gara contro il Genova. E io non credo che sia Mazzarri il problema, nel senso che non credo che non abbia le conoscenze, la capacità, l'esperienza, lo spessore per guidare una squadra seppure fortissima come il Napoli. Io credo che purtroppo quest'anno non ci si è resi conto che non poteva essere come quello passato, che tutti quanti avrebbero incontrato le medesime difficoltà, se non le stesse difficoltà, comunque delle difficoltà. Lo stesso Spalletti le avrebbe incontrate, perché vincere, voglio dire in maniera paradossale ovviamente, è più facile che rimanere lì, che continuare a vincere. E quindi io non so esattamente cosa sia successo all'interno dello spogliatoio, però io ho una, da molti anni, insomma in via generale, non riguardo al Napoli in particolare, ho una mia idea, che la fortuna degli allenatori sono i loro calciatori e che i calciatori non sono gli stessi ogni anno, nel senso che non danno le medesime prestazioni ogni anno. I giocatori cambiano nella testa, cambiano magari nel modo di allenarsi, cambiano nel modo di pensare e possono avere un rendimento diverso rispetto a quello della stagione prima. Allora, era un altro servizio, riguardava insomma il commento di Francesco Repice, che magari riprendiamo in un secondo momento, sempre all'interno del nostro format. Lo riascoltiamo insieme per commentarlo con i nostri ospiti. Andiamo ora con l'identikit del nuovo allenatore del Napoli. Sono ore calde per la panchina del Napoli. Il club azzurro è vicino all'accordo con Francesco Calzona, attuale CT della Slovacchia, che quindi ricoprirà il doppio ruolo visti gli europei di giugno 2024. Una sfida che partirà decisamente in salita. Il primo impegno sarà l'ottavo di andata di Champions League contro il Barcellona. Se non altro, Calzona avrà dalla sua una profonda conoscenza dell'ambiente partenopeo, essendo stato in passato collaboratore sia di Maurizio Sarri che di Luciano Spalletti a Napoli, oltre all'aiuto di una bandiera azzurra come Marek Hamšík. Classe 1968, da calciatore conta qualche presenza in Serie B con l'Arezzo, per poi iniziare la gavetta d'allenatore in Umbria nel 2004. Tre anni dopo arriva la svolta con Maurizio Sarri, allora all'Avellino, che lo vuole come suo vice allenatore, ruolo che ricoprirà anche nelle successive avventure del tecnico toscano fino ad arrivare a Napoli. Dopo l'addio di Sarri, Calzona torna ben presto in azzurro con Luciano Spalletti. Non fa in tempo a vincere lo scudetto dello scorso anno perché nell'agosto del 2022 lo chiama Hamšík offrendogli il ruolo di CT della Slovacchia. Slovacchia che Calzona riesce a far qualificare per la prima volta nella sua storia ad un campionato europeo. I mentori di Calzona sono fautori del gioco offensivo.
Il modulo utilizzato dall'allenatore di Vibo Valencia si potrebbe definire un 4-3-3 di impronta sarrista con reminiscenze spallettiane, assetto tattico che Calzona ripropone con la sua Slovacchia. In nazionale il perno del gioco si chiama Stanislav Lobotka, anche per questo è stato valutato come profilo ideale per riportare sul campo del Maradona le idee di gioco che hanno fatto la fortuna del Napoli nello scorso anno. Allora, si parla di Calzona che sarà il nuovo allenatore del Napoli. Noi andiamo in collegamento telefonico con mister Ciro Ginestra. Buonasera mister, si parla di un Napoli in grave difficoltà e soprattutto lei ha avuto modo di conoscere quello che sarà il prossimo allenatore del Napoli. Andando a fare un po' un identikit, cosa possiamo dire? Diciamo che Ciccio, io l'ho avuto a Sorrento insieme a Fabio, all'epoca era il suo collaboratore. Ha lavorato anche con Spalletti, poi di Francesco, quindi stiamo parlando di una persona veramente per bene, al di là della persona, penso un allenatore molto preparato, perché per lavorare con questi grandi allenatori vuol dire che oltre ad essere un bravo allenatore devi avere tatto, perché fare il collaboratore tecnico, il secondo come si dice, non è facile insomma. Quindi io Ciccio lo conosco bene, già all'epoca con Sarri a Sorrento il rapporto con i giocatori spesso lo creava lui, perché comunque aveva un rapporto più diretto rispetto al mister, che magari ha un carattere un pochino diverso. Io credo che il Napoli in questo tipo di momento penso che non possa prendere una persona migliore, visto che conosce l'ambiente, visto che ha lavorato per tanti anni lì e visto che conosce i giocatori, quindi sicuramente saranno state fatte questo tipo di valutazioni insomma da parte della società. Mister, parlando di tale allenatore, no? Spesso e volentieri stiamo vedendo come in panchina ci si arriva, insomma, anche grandi palcoscenici senza la gavetta, la cosiddetta gavetta. Possiamo dire che Calzona questa gavetta l'ha portata avanti anche con determinate squadre, insomma, partendo da categorie minori fino ad arrivare poi alla Serie A. Io credo che Ciccio, al di là della gavetta, penso che abbia voluto sempre lui fare il collaboratore tecnico, perché sicuramente aveva i mezzi anche in passato per poterlo fare da prima, però credo che magari abbia scelto un percorso diverso proprio per crescere in maniera normale, crescere senza pressioni, perché comunque fare allenatore è diverso che fare collaboratore. E io credo che in questo momento, dopo l'esperienza della Slovacchia dove l'ha portata l'Europeo, credo che sia anche giusto provare una situazione del genere. È normale che prenda una squadra in questo momento in difficoltà, a volte i cambi non sono qualcosa di positivo, ma anzi ti possono portare in cose negative. Napoli in questo momento è questo tipo di situazione, dopo da Garcia a Mazzarri, magari non è anche tutta colpa degli allenatori, però sai, quando prendi una squadra campione d'Italia dove ti dato al massimo il collo ai giocatori, ci può succedere questo tipo di situazione. Adesso Napoli ha degli ottavi di Champions League, comunque ancora in corsa in campionato per poter raggiungere l'Europa, quindi ci sono degli obiettivi importanti. Io credo che Ciccio li possa raggiungere naturalmente se trova la quadra, che non è semplice insomma. Da allenatore mister, come si fa a risollevare tale situazione? Più che altro su cosa si deve puntare affinché si possa concludere in maniera dignitosa questo campionato, anche perché poi si scende in campo praticamente già mercoledì contro il Barcellona, insomma Calzona su cosa dovrà puntare per cercare di tirare fuori il meglio dei calciatori? Io credo intanto trovare un equilibrio subito tattico, perché comunque il Napoli è passato da un gioco spumeggiante di Spalletti a un gioco normale di Garcia, è tornato a giocare a tre con Mazzarri, quindi c'è anche un po' confusione a livello tattico, no? I giocatori vanno messi in una condizione di esprimersi nella maniera migliore, quindi credo che l'aspetto tattico sia fondamentale, anche se il tempo è pochissimo per lui. E poi credo che in questo momento la cosa più importante è lavorare sulla testa dei giocatori, che hanno perso certezze, hanno perso credibilità nei confronti di una piazza, quindi lavorare sulla testa, lavorare sull'obiettivo minimo, che è quello di guardare giornata in giornata e magari creare entusiasmo, provare a passare il turno del Barcellona, magari di creare entusiasmo e tutto quello può tornare insomma. Mister, lei è un passato anche da calciatore, il Napoli con Mazzarri ha avuto un vero e proprio record negativo, noi l'abbiamo visto in apertura di trasmissione, con il Napoli che ha segnato dall'arrivo di Mazzarri solo 9 gol. Ora la responsabilità è dell'allenatore ma anche dei calciatori, togliendo Simeone, un Napoli che fa veramente fatica con i propri numeri 9, sia Simeone che Raspadori nello specifico. Come mai queste difficoltà e soprattutto un attaccante, cosa attraversa la testa di un attaccante in questi periodi quando non si segna?
Io credo che non sia solo un problema di attaccanti, sai, è un problema di gioco corale. Napoli con Spalletti arrivava 15 volte davanti al portiere, con Garcia ci arrivava 2 volte e con Mazzari ci arrivava pochissimo. È stato cambiato comunque l'impianto di gioco con Mazzari, e quando giochi in 3-5-1-1 naturalmente gli attaccanti è tutto più complicato. Poi, come hai detto tu prima, a Napoli c'è uno degli attaccanti più forti d'Europa, che Osimhen l'ha avuto pochissimo a disposizione, tra Coppa d'Africa, infortuni e varie cose. Adesso il livello dei giocatori rispetto allo scorso anno è sceso un po', e quindi si fa fatica anche a far gol. Il problema non è solo fatica a far gol, adesso li prende anche diversamente rispetto a prima, quindi diventa una squadra vulnerabile, una squadra che ha perso certezze, e quindi diventa tutto più complicato. Proprio per questo che secondo me Ciccio ha un lavoro importante da fare, se riesce a farlo in maniera giusta. Io credo che Napoli dei valori ce li ha, perché è una squadra che vince un campionato e porta 10-12 giocatori in nazionale tutti gli stage, vuol dire che dei valori li ha. Adesso bisogna trovare le certezze, e sicuramente standoci dentro è più facile capire dove ci sono i problemi, insomma. Si riparte dal 4-3-3, sembra anche la soluzione più ovvia. Ma io credo che Ciccio adopererà quella roba lì, perché comunque con Sarri ha lavorato sempre sotto quell'aspetto, con Spalletti, con Di Francesco, hanno avuto sempre quel modo. Ma io credo che alla fine, sai, il calcio è diventato numeri, no? Adesso il calcio è diventato social, il calcio è diventato, rispetto a 20 anni fa, 15 anni fa, nel campo si è rivoluzionato, ma anche fuori è diventato un dramma, perché gli allenatori sono una ghigliottina dopo 2 partite, diventa difficile lavorare. Io credo che oggi parlare di 4-3, 3-5-2, 4-2-3-1 sembra paradossale. Adesso bisogna fare i risultati, poi come sarà. Io credo che il 4-3 sia un modo di fare calcio con le caratteristiche dei giocatori che Napoli ha. Anche a gennaio, quando è contato con Gueta, Traoré, sono giocatori, Traoré può fare anche la mezzala, ma non è un giocatore di linea, Politano, tutti che può provare a Scheglia, sono tutti giocatori che creano superiorità partendo sulla linea, andando a trovare il duello, quindi sicuramente partirà da quella roba lì per poi trovare la solidità difensiva, che è la cosa più importante in questo momento, insieme alla fase offensiva, e magari rivedremo il Napoli dell'anno scorso a piccoli tratti, insomma. Mister, io ringrazio per l'intervento. Ci mancherebbe, grazie a voi, un piacere, buona serata. Buona serata. Allora, noi abbiamo ringraziato mister Ciro Ginestra, che ci ha fatto un punto della situazione. È stato un suo calciatore, ci ha saputo anche immettere nel sistema tattico di un allenatore che appunto è stato collaboratore tecnico non solo di Spalletti ma anche di Sarri, quindi anche nelle categorie minori. Abbiamo visto con l'Arezzo, con lo stesso Sorrento, dove Ginestra è stato ampiamente protagonista, e quindi è un Napoli che deve crescere e deve puntare lungo e largo affinché si possa crescere sempre più dal punto di vista del gioco, ma soprattutto in classifica dal punto di vista dei punti. Noi andiamo a vedere insieme la classifica quest'oggi, non l'abbiamo ancora fatto, una classifica che vede il Napoli nono a meno 9 dall'Atalanta, con il Napoli che è distante un punto dalla Lazio, 2 dalla Fiorentina. Poi c'è il distacco 5 dalla Roma e infine il 9 punti dal duo formato da Bologna e Atalanta, una corsa alla Champions League che in questo momento è quindi compromessa. Noi ritorniamo quindi su Mazzarri, lo saluteremo nella giornata di oggi, presumibilmente arriverà l'annuncio in serata di Calzona. Prima volevamo ascoltare, anzi ora possiamo ascoltare l'intervento di Francesco Repice, che parlando appunto di Mazzarri fa il punto della situazione partendo anche dal passato, ma affermando di come Mazzarri non sia proprio quell'allenatore sopravvalutato in questo momento, o comunque quell'allenatore vecchio come è stato definito dai diversi tifosi, ma una visione un po' più generale sul Napoli, non solo dell'allenatore ma anche sui calciatori. Ore frenetiche in casa Napoli, tutto può cambiare in vista della gara con il Barcellona. Abbiamo contattato Francesco Repice per fare il punto della situazione in casa Napoli, ma soprattutto per discutere di quelle che sono state le difficoltà con Walter Mazzarri in panchina fino all'ultima gara contro il Genova. E io non credo che sia Mazzarri il problema, nel senso che non credo che non abbia le conoscenze, la capacità, l'esperienza, lo spessore per guidare una squadra seppure fortissima come il Napoli. Io credo che purtroppo quest'anno non ci si è resi conto che non poteva essere come quello passato, che tutti quanti avrebbero incontrato le medesime difficoltà, se non le stesse difficoltà, comunque delle difficoltà. Lo stesso Spalletti le avrebbe incontrate, perché vincere
in maniera paradossale, ovviamente è più facile che rimanere lì, che continuare a vincere, e quindi io non so esattamente cosa sia successo all'interno dello spogliatoio, però io ho una, da molti anni, insomma, in via generale, non riguardo al Napoli in particolare, ho una mia idea, che la fortuna degli allenatori sono i loro calciatori, e che i calciatori non sono gli stessi ogni anno, nel senso che non danno le medesime prestazioni ogni anno. I giocatori cambiano nella testa, cambiano magari nel modo di allenarsi, cambiano nel modo di pensare, e possono avere un rendimento diverso rispetto a quello della stagione prima. Allora, abbiamo ascoltato le parole di Francesco Repice per quanto riguarda il Napoli, un Napoli che deve appunto rialzarsi. Andiamo a leggere però il report dello stesso Napoli dopo il lavoro che c'è stato quest'oggi a Castelvolturno, lavoro tecnico-tattico con Mazzarri. Il Napoli infatti si è allenato questo pomeriggio all'SSC Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Barcellona in programma mercoledì allo stadio Maradona per l'andata degli ottavi di finale di Champions League in programma alle ore 21. La squadra ha lavorato sul campo 3, dove è iniziata la sessione di riscaldamento e il lavoro tecnico-tattico, la chiusura di seduta con esercizi che sono stati finalizzati al possesso palla. Insomma, un Napoli che lavora ampiamente affinché possa in questo caso prepararsi per la sfida con il Barcellona, anche se domani sicuramente sarà qualcosa di diverso. Mentre abbiamo parlato di Calzona, il modulo che lui predilige è il 4-3-3, lo andiamo a vedere insieme, con un'impostazione più verticale alla Spalletti rispetto alla fitta trama di gioco invece che abbiamo visto in passato con Sarri. In ogni caso sarà abbandonata la difesa a 3 recentemente ripristinata da Sarri per tornare a una struttura tattica più vicina a quella dello scorso anno. Quindi un Napoli che vuole ripartire da un modulo caro, da un modulo che ha fatto anche la fortuna della squadra azzurra, ma sicuramente è un Napoli che deve ripartire dalle certezze, le certezze che non sono solo i calciatori ma soprattutto dalle certezze in panchina. Si parlava anche e soprattutto della possibilità di vedere lo stesso Hamsik ritornare con il Napoli, cosa che è stata al momento smentita perché non dovrebbe esserci quindi il ritorno di Hamsik, il quale è stato solo un mediatore. Mentre andiamo a leggere dalla Gazzetta nello specifico la notizia che abbiamo annunciato prima, con Calzona ad un passo da diventare il nuovo allenatore del Napoli, prenderà il posto di Mazzarri, e gli ultimi aggiornamenti dicono che in queste ore Aurelio De Laurentiis ha incontrato Calzona nell'albergo napoletano. Manterrà Calzona, questo da sottolinearlo, il ruolo di commissario tecnico della Slovacchia, e un argomento delicato della discussione ha riguardato la composizione dello staff tecnico e la disponibilità dei relativi membri quando la nazionale sarà impegnata a fine marzo. Ci sarà nel preparatore atletico Sinatti, che era stato motivo di contrasti con Rudy Garcia e Bonomi, ma non ci sarà Hamsik, come abbiamo detto in precedenza. Le firme dei documenti sono previste già in serata, in modo che l'allenatore possa dirigere regolarmente la seduta di domani che precede la sfida con il Barcellona, di conseguenza quindi valida per gli ottavi di finale della Champions League. Un Napoli che quindi sta preparando sempre più la sfida, e insomma è stata posta la stessa domanda anche allo stesso De Laurentiis: presidente, arriva Calzona? La reazione di De Laurentiis è stata un fitto no, con il presidente che possiamo vedere dalle immagini rese note da Calcio Napoli 24, che stava uscendo di corsa dall'hotel Britannique, dove ha avuto la maggior parte dei propri incontri dall'inizio della stagione ad oggi, e quindi si è diretto verso il lungomare di Napoli, dove ha poi incontrato lo stesso Calzona. Non abbiamo ascoltato unicamente Repice, ma anche Cucchi, Riccardo Cucchi, giornalista, in merito all'andamento del Napoli. In questo caso siamo partiti dalla gestione Garcia, una gestione tanto contestata, e di come il Napoli abbia avuto difficoltà negli ultimi 10 mesi, soprattutto nel portare avanti una stagione nata in maniera complicata e che poi sta diventando ancora peggio. Il Napoli fatica, il Napoli non riesce a raggiungere la zona Europa.
Un dramma per i tifosi e non solo. Un dramma che però parte dallo scorso luglio, quando il Napoli non ha saputo pianificare la stagione. Di questo ne abbiamo parlato con Riccardo Cucchi per fare il punto della situazione in casa Napoli, partendo proprio dalla scorsa estate. Sono tante le cose che non hanno funzionato. Dopo una stagione meravigliosa che ha portato il Napoli a vincere lo scudetto giocando un calcio spettacolare che ha fatto innamorare tutti gli appassionati, il giocattolo si è rotto. Sicuramente è stato determinante l'addio di Spalletti, che aveva creato con la squadra una sintonia straordinaria sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista personale, umano. Poi sicuramente c'è da considerare il rendimento altalenante, non positivo, di molti dei calciatori del Napoli che erano stati decisivi nella passata stagione. Penso per esempio a Kvaratskhelia, penso alle assenze di Osimhen, legate naturalmente anche agli infortuni e poi alla partecipazione alla Coppa d'Africa. Ma devo dire che oggettivamente quasi nessuno dei calciatori del Napoli è riuscito a rendere allo stesso livello dello scorso anno. L'arrivo di Garcia non ha aiutato, perché secondo me Garcia non ha capito, non è entrato in sintonia con l'ambiente, forse ha voluto addirittura cambiare, per così dire, l'assetto del Napoli, il suo modo di giocare, e questo evidentemente ha aggravato la situazione. Mazzarri sembrava in grado di poter conservare qualcosa di buono, i risultati non gli hanno dato ragione, non gli stanno dando ragione. Quel Napoli continua a cercarsi, si è smarrito, non si trova più, gioca in campionato con lo scudetto sul petto, ma è molto lontano dei primi posti della classifica. E credo che qualunque scelta da questo momento in poi dovesse essere adottata dal presidente non potrà che far bene al Napoli, che ha bisogno, secondo me, di un altro scossone. Allora noi andiamo in collegamento telefonico con l'avvocato Tommaso Mandato per fare un punto della situazione su questo Napoli. Abbiamo ascoltato le parole di Riccardo Cucchi, che parla di un Napoli dove le responsabilità non sono solo dell'allenatore ma anche e soprattutto dei calciatori. Ma quante responsabilità, io domando, ci sono invece del presidente De Laurentiis? Buonasera, buonasera a tutti. È chiaro che le responsabilità sono sicuramente dell'allenatore, sono degli allenatori, sono sicuramente dei calciatori che non stanno rendendo per quello che possono, ma no, questo non deve distogliere poi la vera attenzione su quello che indubbiamente è il responsabile principale, così come lui stesso si è dichiarato, che è appunto il presidente Lorenzo, che ha fatto grandissime cose. Siamo sempre a sottolineare tutto ciò, ma indubbiamente in questa stagione praticamente ci ha capito poco ed inevitabilmente ha inanellato una serie di errori che stiamo ancora vedendo adesso. Degli errori che hanno portato anche Mazzarri, il quale si è trovato a dirigere una squadra probabilmente con poca fame. Cosa può dare in più Calzona rispetto invece a Mazzarri? Ma adesso siamo sempre nel campo delle ipotesi, perché è talmente inverosimile la situazione che si è venuta a creare che è difficile anche dare un giudizio. È chiaro che pensavamo noi tutti un po' che l'arrivo di Mazzarri non avrebbe mai potuto fare peggio di quello che aveva fatto il suo predecessore, invece purtroppo i numeri ci dicono il contrario. È chiaro che adesso si arriva in una situazione diversa, nel senso che non c'è molto da fare in questa stagione se non cercare di salvare quantomeno il salvabile, e quindi la pressione sicuramente sarà minore, le aspettative saranno minore, per cui sono due persone, se arriva veramente Calzone e arriva nello stesso tempo anche Mare e Krabsi, che conoscono l'ambiente, conoscono praticamente lo spogliatoio, soprattutto Mare, e quindi si potrebbe ricreare una situazione, non dico di tranquillità, ma di minore pressione, e nello stesso tempo potremmo vedere di nuovo quantomeno esprimerci un po' al meglio quelli che sono i calciatori che in questo momento fanno fatica. Ma quanto dovrà incidere anche il ritorno di Osimhen, perché fortunatamente per Calzona dovrebbe essere a disposizione nelle prossime gare anche lo stesso Osimhen, che magari può dare una mano a nascondere le difficoltà del Napoli? Sì, assolutamente, nel senso che la mancanza di Osimhen è stata una delle tante difficoltà che si è creato nel Napoli. È chiaro che la mancanza di quello che è stato l'uomo cardine insieme a Kvara l'anno scorso per una stagione saltante, soprattutto è stato il capocannoniere del campionato, quindi hai perso
perdendo Osimhen hai perso il 70-80% della tua potenzialità offensiva. Il Napoli non è riuscito a sostituirlo in questi mesi e quindi è maggiormente sentita la sua mancanza. Credo che con il suo arrivo, quantomeno, non credo per tanto per la morte della maglia, ma anche nel suo rendiconto personale, cioè anche lui ha bisogno sicuramente di fare un finale di stagione ottimo per andare poi eventualmente a chiudere qualche altro contratto o qualche altra parte, e quindi auguriamoci insomma che anche questo possa essere uno stimolo e il Napoli ne possa beneficiare. Il Napoli può ancora raggiungere la zona Champions, considerando magari che grazie al ranking si avrà anche il quinto posto a disposizione per la massima competizione europea? Oggi come oggi credo che sia molto difficile, dobbiamo essere realisti e obiettivi, al di là della distanza dei 9 punti è il problema che ci sono più squadre che si stanno contendendo queste piazze, per cui non dovresti sbagliare nulla da qui alla fine del campionato e dovresti sperare insomma una serie di concomitanza di altri risultati delle altre squadre, e obiettivamente insomma ora come ora credo che insomma sia molto difficile, però il calcio ci ha insegnato sempre a sperare e auguriamoci, io mi auguro quantomeno che si ricominci a rivedere qualcosa, che già sarebbe una cosa importante. Poi è chiaro che una progettazione nuova in un'annata completamente sfortunata e nello stesso tempo completamente sbagliata ci vuol dire dare nuova linfa per una nuova progettualità. Ora però arriva il Barcellona, che Napoli si aspettano anche i tifosi? Che squadra ci si deve attendere con il cambio tecnico a 24 ore dal match, 24-36 ore dal match? Ah, è chiaro, sono quelle partite nelle quali hai poco da perdere, perché parti sulla carta, affronti una squadra più forte di te, ci potrebbe essere quella reazione di orgoglio, quella reazione mentale che ti può far moltiplicare quelle che sono le tue forze, quindi nell'ambito di una partita, diciamo, di una singola partita, con una qualificazione della doppia partita, può essere, non dico che si abbassano quelli che sono i valori, ma chiaramente, soprattutto qui in casa, dopo domani ci potrebbe essere una reazione al positivo, i giocatori tra l'altro anche molto di più sollecitati e stimolati da quelle che sono le vicende dell'allenatore, potrebbero farci vedere insomma qualcosa effettivamente di positivo. Parliamo sempre con il condizionale, perché è chiaro che più che un lato tecnico parlo con un lato chiaramente sportivo, passionale, mi auguro che sia così, anche se insomma la situazione è davanti agli occhi di tutti, non è delle migliori. Io la ringrazio per l'intervento. Grazie a voi, buon lavoro, buon proseguo. Allora abbiamo analizzato la situazione in casa Napoli vedendo quelli che sono stati anche e soprattutto gli ultimi sviluppi. In questo momento non arriva ancora la notizia del nessun comunicato ufficiale da parte del club azzurro. Noi stiamo naturalmente aggiornando le varie pagine ufficiali del club per cercare di avere notizie dell'ultima ora in merito al club azzurro. In questo momento non ce ne sono di notizie dell'ultima ora, c'è solo qualche commento, tra cui c'è lo stesso Osimhen che è stato intercettato dai giornalisti all'esterno di Castel Volturno e ha riferito: sto bene per la partita Mazzarri, su Mazzarri non so nulla e non posso dire nulla. Così Victor Osimhen, che è stato raggiunto dai giornalisti all'esterno del training center Konami e quindi allo stadio di Castel Volturno, e quindi ha lasciato il centro di allenamenti e quindi ha affermato sotto le domande dei giornalisti: Mazzarri che lascia il club non lo so, non posso dire nulla, il club in questo senso non autorizza i calciatori a parlare di queste situazioni. Proprio Osimhen lo sa bene, considerato che è stato vittima tra virgolette di una delle tante querelle in merito a delle dichiarazioni che sono state rilasciate in passato senza autorizzazione. Poi ci sono anche le dichiarazioni di Matias Oliveira, lo stesso Matias Oliveira è stato intercettato all'esterno del Konami Center, è stato uno tra i pochi calciatori a fermarsi all'esterno del centro sportivo di Castel Volturno per scattare qualche selfie e firmare qualche autografo ai tifosi. Uno dei presenti ha chiesto al terzino uruguaiano se fosse triste per l'addio di Mazzarri. L'ex Getafe ha preferito glissare e non rispondere, quindi in questo caso si è fermato ma non ha voluto dare risposta su tale argomento.
Noi siamo praticamente giunti alla conclusione del nostro appuntamento. I maggiori aggiornamenti saranno dati all'interno del nostro telegiornale delle 19.30 e all'interno delle nostre pillole quotidiane del telegiornale sportivo, all'interno del telegiornale le nostre pillole quotidiane sullo sport e soprattutto con Azzurro 99, che rivedremo il prossimo venerdì alle ore 18. Buon proseguimento sempre su Campi Flegrei TV. Insomma, seguite la nostra informazione e i nostri format. Questo programma è stato offerto da...